Ciao a tutti, io sono Lorenzo. Benvenuti su questa serie di video sul linguaggio di programmazione C. In questo primo video vi mostrerò come scaricare ed installare il programma che ci permetterà poi di sviluppare il codice e poi di compilarlo per usare i programmi, gli applicativi che andremo a scrivere. Cercherò di essere abbastanza sintetico. E spiegherò in modo, cercherò di farlo in modo facile. Allora, la prima cosa che ci serve per iniziare a programmare in C, ovviamente, è un editor e il compilatore. L'editor praticamente sarebbe questo programma qui che vedete, non so se fa uno zoom, sì, poi adesso lo scarichiamo e lo avvieremo. Questo è l'editor, praticamente, in cui andremo a scrivere il codice. Ecco, questo che vedete è tutto il codice. Questo programma ci aiuta anche dandoci delle indicazioni utili al programmatore, suggerendoci il codice, mostrandoci degli errori, eccetera. Gli editor ce ne sono tanti. Io quando ho iniziato a programmare in C venivo già dal Python, venivo già ancora prima dal Visual Studio. Quando ho iniziato ho scelto un editor che somigliasse a quelli che avevo usato in precedenza. E il primo che mi consigliarono, insomma, fu questo qui, CodeBlocks. Si scarica da questo sito che ovviamente vi metto in descrizione, ma ce ne sono anche altri. Io ho usato questo, mi sono trovato bene da subito perché era più o meno simile a quelli che usavo in precedenza, mi ero abituato in quel modo e ho scelto questo. Comunque ce ne sono altri. Il linguaggio è quello, quindi qualsiasi editor si usa, va bene. Vi segnalo anche Visual Studio Code, prodotto dalla Microsoft. Anche questo è eccellente, anche questo è eccellente, questo l'ho scoperto dopo. Io uso uno o l'altro, è indifferente, ho delle piccole preferenze in base a delle cose che devo fare, però li uso tutti e due e sono entrambi molto validi. Allora, iniziamo da CodeBlocks. Andiamo a scaricare. Questo è un IDE, ecco come è scritto qui, un'interfaccia di sviluppo che comprende anche il compilatore. Quindi ci permette di scrivere il codice, ci aiuta, come dicevo prima, e compila, quindi converte, traduce le istruzioni che noi abbiamo scritto in linguaggio macchina. Per scaricare questo editor, andiamo sulla pagina di download e clicchiamo qui su questo link, download. E poi dovremo andare a scaricare questo qui. Io intanto inizio perché ho la connessione lentissima, soprattutto oggi, un paio di giorni. Inizio a scaricare così mi avvicino, mi avvantaggio e vi spiego tutto. Allora, ok, salva file. Ok, download è partito. Sì. Anzi, adesso addirittura 700, fino a poco fa era 70, non so che è successo, comunque, vabbè. Allora, bisogna scaricare questo qui, questa riga qui, CodeBlock 17.12 min gw setup. Setup, e quindi l'installer del programma CodeBlocks 17.12 con il compilatore min gw. Eccolo qui, qui c'è la descrizione, ci dice nota. Che il file codeblock 17.12 contiene il compilatore GCC G++, questo qui. Quindi bisogna scaricare questo. Se scaricate gli altri, c'è cioè la versione, diciamo, la distribuibile, quella senza installer, però questi non contengono il compilatore. Noi dovremo andare a installare anche il compilatore. Su questo computer non è mai stato installato prima, quindi andremo a installare il programma, poi possiamo editare il file, ma poi non ce lo compila, quindi non potremmo utilizzare il programma. Questa versione qui con la min gw, cioè il compilatore, il classico GCC G++, e quindi installa anche il compilatore e il programma. Una volta che abbiamo fatto l'editor, una volta che abbiamo editato il codice, ci compila e possiamo usare il programma. Se clicca qui, o questo, io insomma ho usato SourceForge. Scarichiamo, sono circa 80 megabyte. Ecco, già abbiamo un po' rallentato. Prima ho fatto una prova, ho scaricato un file e stavo sui 70.
Come dicevo, volevo dirvi anche questo, che CodeBlocks io lo uso soprattutto perché è multipiattaforma, cioè va bene sia per Windows, per Linux e addirittura per Mac. Stesso discorso vale per Visual Studio Code. Io adesso sto su un computer fisso con Windows, ma diciamo che uso molto anche un portatile che ha soltanto Linux. E ho entrambi i programmi, ho iniziato con questo, con CodeBlocks, poi ho provato anche Visual Studio Code e mi sono trovato bene anche con quello. Sia CodeBlocks che Visual Studio Code li potete installare tranquillamente su Windows, Mac che Linux. Vediamo se ha finito, manca pochi secondi al termine, ecco qua. Allora vado ad avviare l'installer. Mi raccomando, scaricate quello con il compilatore. Sì, quello con min-gw. Ok. Allora, io per utenti alle prime armi, chi vuole imparare la programmazione, consiglio di scaricare ovviamente questa versione qui col compilatore entro contenuto. Gli utenti esperti possono, che hanno già altri compilatori, possono scaricare quella senza. Allora vado avanti con l'installazione, insomma non serve che vado a specificare, lasciamo diciamo tutto di default e installiamo. Qui mi dice se voglio avviare il programma adesso, l'editor adesso, gli dico sì, così lo avvia. Ecco qui ci dice praticamente che ci chiede quale compilatore vogliamo usare. Il GCC, che è questo qui, lui ha individuato questo e quindi lo impostiamo come predefinito. Fatto, no? Sì. Ci chiede se vogliamo usare questo editor come programma predefinito e associare i file. Qui vedete voi, io sì, anche. Ok. Allora andiamo a creare subito un nuovo progetto, così verifichiamo anche il funzionamento. Facciamo un programmino che scrive una cosa al volo. Allora, creiamo un nuovo progetto e dobbiamo creare una console application, eccola qui. Vado avanti. E poi ci chiederà di fare, ecco, se usare il linguaggio C++ o C. Gli dico C, vado avanti e ci chiede il nome e la cartella dove andare a salvarlo. Chiamo il progetto prova 1, stiamo facendo una prova, e lo salvo in una cartella che ho precedentemente creato e l'ho chiamata tutorial, che sta in una radice di un disco. Ecco qua, quindi nel disco T, tutorial, il progetto prova con tutti i file dentro. Vado avanti, qui lasciamo tutto di default, vedi il compilatore ci chiede quale vogliamo usare. E così iniziamo la programmazione. Allora, qui è il workspace, quindi ci dà tutti i file. Troveremo, ecco, i sorgenti e il main.c. Faccio doppio clic. Ecco, già c'è tu già tutto, diciamo, quello proprio quello che volevo fare. Allora, main C, eccolo qui. Un attimo che apro la cartella, vi faccio vedere una cosa. Ecco questa è la cartella dove c'è il tutorial e abbiamo prova. Questo prova 1 è il progetto che usa il programma, cioè il file che usa il programma per salvare il progetto. Main.c è proprio questa pagina qui, quindi proprio il file scritto. Così ovviamente dite perché ho due file, no? Quando andrete poi a vedere nelle cartelle, perché ho due file? Perché questa qui, vedete, c'è il simbolo di CodeBlocks, è il file dove salva tutte le impostazioni del software che state scrivendo. E main C è proprio il file che contiene il codice. Allora,
Queste sono tutte cose che vedremo nei video successivi. Lui ci ha aperto, diciamo, un programmino più semplice che esiste. È un programma che ci visualizza a video la scritta Hello World. Basta, poi finisce. Quindi, come avvieremo, ci scriverà a video Hello World e finisce. Il codice è molto semplice, poi lo vedremo nei video successivi. Allora, qui abbiamo un include. Vengono incluse nel programma delle librerie predefinite, questi qui header, si chiamano degli header.h. Questa è la standard input output, STD significa standard input output, librerie standard, e poi abbiamo int main, cioè è la routine, è le operazioni principali, main, sono le operazioni principali che fa il programma. E praticamente tra queste parentesi ci dice: stampa la scritta Hello World, barra n significa vai a capo, e poi return 0 è il canale, si chiama return 0, proprio ispirato a questo, significa che il programma è terminato senza errori, return 0. Ovviamente posso cambiare le istruzioni, vedremo nei prossimi video. Allora, per avviare il programma, qui c'è il build. Questo lo compila, il tasto, diciamo, play lo avvia. Se vogliamo ricompilare e avviarlo, abbiamo l'ingranaggio e il tasto play. Quindi io lo compilo, quindi traduco queste scritte di codice in linguaggio macchina, perché il processore non va a eseguire queste istruzioni qui, lui non le conosce, lui va a eseguire una serie di numeri esadecimali che converte in binario. E fa le varie funzioni. Queste cose qui lui non le conosce. Compilando faccio la traduzione. Con run avvio il programma e avvio l'ultima versione compilata. Quindi se poi faccio delle modifiche lo dovrò prima ricompilare e poi avviare. Se faccio delle modifiche, comunque voglio avviare quello di prima, faccio soltanto run, quindi l'ultima compilazione. Build and run significa compila e avvia, quindi rifarà una nuova compilazione, quindi tutte le modifiche verranno ricompilate e avvio. Vado dunque su build and run, il programma verrà compilato e avviato. Clicco, eccolo qui. Allora mi ha scritto Hello World e poi mi ha detto che il processo ha restituito 0. Questo qui, return 0 significa restituisci 0. In caso di errori mi avrebbe dato un numero, ma poi questa è una cosa che vedremo più avanti. Tutto a posto, il programma funziona. Ovviamente io vi faccio vedere quella cosa che vi spiegavo prima, io faccio il più semplice possibile alle persone che non hanno mai programmato. La compilazione, questi tre tasti qui, no? Compila, avvia, compila e avvia insieme. Allora, se adesso cambio, da Hello World scrivo tutto. Tutto è funzionante. Se io avvio qui, lui mi avvierà ancora la scritta Hello World. Ecco, avvio, mi dà ancora Hello World perché ho salvato, come dicevo prima. Ecco, vedete che sono comparsi anche altri file. Perché ho compilato questo file.exe, cioè dal file C ho creato il file eseguibile, che è ancora quello con la scritta vecchia, Hello World. Quindi adesso dovrei compilarlo, ecco, qui sotto compilato, no? Tutto bene. Quando lo avvio adesso, questo file mi è cambiato, ecco, vedete, 1846, lo avvio e mi scrive che tutto è funzionante. Ho messo di proposito e accentato per una questione di codifiche, di caratteri, hash, eccetera, eccetera. Se metto la E accentata, non so se funziona, vediamo, perché poi a seconda dei computer potrebbe capitare cose strane. Allora, se avvio, mi dà ancora la E accentata. In questo caso premo compila e avvia. Ecco, vedete, è comparsa una codifica diversa. Questo poi lo vedremo più avanti. Non c'è più la E accentata, quella giusta, c'è un simbolo strano. Vado a rimettere la E
e con l'apostrofo, compilo e avvio e torna la scritta corretta. Un altro tasto importante è questo qui, questa X. Questi sono i tasti che poi andremo a usare quando inizieremo la programmazione. Quindi anche voi, se volete fare delle prove, sappiate che i tasti importanti sono questi qui. Qui c'è la X, io posso chiudere questo programma. Ecco qui, vedete, premere un tasto per continuare. Quindi premo un tasto qualsiasi e lui si chiude. Riavvio di nuovo, non serve che ricompilo perché ormai è compilato, non ho fatto modifiche. Posso chiuderlo con la X oppure posso chiuderlo con questa X qui, con questo simboletto qui. Non so se vedete bene il mouse, questo qui, in cui termino il programma. Quest'altro simbolo qui, le freccette che si inseguono, praticamente serve a riavviare il programma. Se ho un programma che magari richiede degli input, numerosi input da tastiera, voglio riavviarlo. Lo posso chiudere, rifare run oppure clicco direttamente qui e riavvia il programma. Ecco, diciamo che abbiamo visto un po' il programma, l'editor, come funziona. Vediamo che lui a seconda di quello che scrivo fa una colorazione che ci aiuta appunto a capire cosa stiamo scrivendo. Un'altra cosa. Adesso non ho scritto nulla. E un'altra cosa che voglio farvi vedere, ad esempio, se dichiaro una variabile intero, la chiamo variabile intera e gli assegno il valore di 1. Quando l'andrò a richiamare dopo, quindi la dichiaro alla riga 4, dopo la riga 4, quando la vado a richiamare, ad esempio, poi voglio assegnargli un altro valore, no? Basta che scrivo le prime lettere e lui capisce e mi suggerisce, quindi poi andrò a cliccare o a fare tab e mi semplifica nella scrittura del codice, velocizza, insomma ci aiuta. Questo editor è fatto bene, è fatto molto bene. Bene, poi queste cose le vedremo quando capiteranno nei successivi video. Questa è proprio una lezione semplice, ecco, abbiamo installato l'editor col compilatore, abbiamo visto che funziona e siamo a posto. Voltiamo pagina e iniziamo a spiegare tutte queste cose qui nei prossimi video, senza entrare adesso, senza mettere troppa carne al fuoco. Assicuratevi che è tutto funzionante, tutto funziona come diciamo funziona a me. Niente. Vi aspetto poi nei prossimi video, cliccate mi piace, se avete delle domande scrivete nei commenti e vi chiedo di iscrivervi al canale per continuare a seguirmi. Grazie ancora e a presto.